Buongiorno, sono le 7:45 e sto partendo per la scuderia. Quando tiro fuori questo cassone, vuol dire che è ufficialmente arrivato il Natale. A parte il fatto che la neve sta rimanendo un sacco perché di notte ghiaccia e fa un freddo assurdo, ho ufficialmente portato le cose natalizie. Allora, qui dentro c'è le calze, che sono una dei Pony e una di Puffins. Poi abbiamo i cerchietti per fare le foto, il set natalizio, il mio travestimento da Babbo Natale, un altro cerchietto. Questo è il copricasco e ci uniamo anche questi. Abbiamo il cappello da Babbo Natale, questo è bellissimo, l'ho preso da Tiger, è fatto veramente veramente bene, però questo non è un copricasco, questo è semplicemente un cappellino ed è fatto veramente veramente bene. Mentre questo è il copricasco che ho preso quest'anno insieme a quest'altro copricasco, che è quello del set. Abbiamo la barba. Questo è un cappellino che avevo tagliato per Puffins, le sue orecchie. Questo appunto, allora questo è un sacchetto semplicemente, questo si può buttare. Questo è il travestimento da Babbo Natale. E ok, questo è il sottosella natalizio e il pile natalizio. Poi in fondo dovrebbe esserci la capezza. Allora, sottosella, pile e la capezza natalizia. Esatto. Questa adesso gliela metto. Queste cose invece le userò un pochino più avanti. Ma qui più che altro c'è il travestimento, perché di decorazione c'erano solo le calze. Ok, quindi qua mettiamo tutto il travestimento. Allora, qui invece abbiamo le cose che ho comprato quest'anno. Quindi questa, che è super carina, l'ho presa dal Teddy da mettere fuori dalla casetta. Poi, allora, l'alberello sinceramente non so se metterlo. L'alberello lo dobbiamo valutare, mentre questo va sul recinto, che è super carino. Esatto. Quindi, allora, intanto andiamo a sostituire le cose di Puffins. Ok, allora, box di Puffins, ho messo la sua calza, dove dentro solitamente la sera della vigilia metto i biscottini. Poi però quest'anno penso che il giorno di Natale comunque verrò su, mentre l'anno scorso mettevo i biscottini da dargli a Natale. Allora, in teoria, se questo mi facesse il favore di non far prendere infarti ai cavalli, potrebbe benissimo mettersi qua, anche perché la cosa carina è che di sera si può accendere perché ha le lucine. Quindi io lo legherei brutalmente con dello sfago. Beh, comunque non è brutto. Adesso manca solo decorarlo. Allora, lui. Sinceramente non so, cioè, è molto 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 bello, però pensavo rendesse di più. Cioè, ok, potrei metterlo qua. Cioè, potrei fissarlo in qualche modo.
Forse con uno scotch, sì, se lo scotchassi qua potrebbe avere senso. O fissarlo con una vite. Quindi lo lasciamo un secondo in sospeso qua. Ho messo la loro calza, che è carinissima, perché è di fianco ai nomi, quindi questo mi piace molto. Ma la cosa che mi piace di più è il segnale Polo Nord. Cioè, questo è proprio carinissimo. Sì, questo è approvatissimo. Tra l'altro l'ho acquistato proprio ieri, di fretta e furia. Bellissimo, bello, mi piace un sacco. Devo addobbare un pochino l'albero perché è un po' triste. Ovviamente non le metterò tutte, ne metto solo alcune. Cioè, guardate che carino. No, vabbè. Bellissimo. Bellissimo. Allora, userò queste due piccole viti per cercare di fissare la decorazione sulla porta, anche perché è super carina. Quindi, in teoria, fissandola con queste due viti non dovrebbe cadere. Chiamatemi pure la donna del bricolage. Direi che è perfetto. Vabbè, un po' storto, ma non sono proprio dritta di mio. Allora, lezioni finite. Quindi ho interrotto un attimo il vlog nel momento lezioni. Adesso sistemo un attimo il box e poi muovo Puffins. Ora scaldiamo un attimo i motori. E poi facciamo qualcosa. Grazie. Vabbè, ovviamente quando inizio un vlog dicendo oggi devo fare un sacco di cose, registrerò un vlog, ovviamente riprendo tipo un quarto delle cose che faccio, perché giustamente essendo impegnata non riesco a vloggare. E quindi adesso sto andando a prendere i pony. Vorrei registrare un video prima di dover andare a mangiare, prima di dover andare a Milano a fare le lezioni. Quindi io adesso mi impegnerò a finire tutte le faccende entro 10 minuti, così che io abbia tempo di registrare un video, poi vado a mangiare e poi andiamo a Milano. Sono stata bravissima, ho anche registrato il video, quindi sono super in tempo con la programmazione per ora. Adesso saluto Puffins e vado a mangiare qualcosa. Puffins, ciao ciao. Ciao amore. Ormai noi ci salutiamo così e scappo. Direi che ho fatto tutto. Scappo, scappo a mangiare. Zaino in spalla e andiamo. Così che io poi riesca ad arrivare a Cesano Boscone in tempo. Stavo dimenticando una cosa più importante, ovvero riordinare lo stick dal tondino. Voilà. Ok. Ok. Ho fatto tutto. Beh, ovviamente avrò dimenticato qualcosa, non c'è ombra di dubbio. Però diciamo che sono abbastanza in linea con quello che avevo previsto, che è top. Da ieri. Allora, sono arrivata da Ale, ho trovato Giulia, con cui siamo andate a Fiera Cavalli, non so se la riconoscete. Sono tutta imbardata. Ci devi presentare la tua cavalla. Ah, fa vedere questo shopping nuovo. Ma l'hai preso a Fiera Cavalli? Sì. Davvero? Fiera Cavalli. Carino. Cioè, questo è proprio Barbie puro, eh. Bella. Hai visto?
Chi è Jenny? Chi è? Chi è mamma? Chi è? Chi è? Ehi, ciao! Ciao! Un bel passo, più fiero, Può camminare di più, bravissima! Come ti dicevo, puoi sentirti anche un po' stupida quando cammini. Vedi che lei ha già camminato. Correggila. Correggila. Bravissima. Con lo stick. Ok. Molto bene. La bionda è avanti, io dico sempre, Oggi con Ela e Tango lezione impegnativa, devo dire, Ok, creati tu i tuoi pattern. Vai. Ok. Sono arrivata a casa e sono stanca morta.